facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Buonasera, eccoci qua amici sportivi amanti del calcio, benvenuti a Fuorigioco. Come ogni lunedì proviamo a fare qualcosa che gli altri non riescono a fare, cioè parliamo di calcio con il cuore, e per farlo nel miglior modo possibile non poteva mancare la mia grande assistenza e soprattutto competenza calcistica, Federico Formisano, proprietario del sito Calcio Vicentino. Pensavo che dicessi la grande Fede, che oggi non c'è. No, la Fede oggi ci ha abbandonato, ma tornerà lunedì prossimo più carica che mai. Bentrovati a tutti. È stata una domenica così. Dopo Franco bisogna che parliamo un attimo del Vicenza, perché mi sta proprio qua sul gozzo la situazione del Vicenza. Ci sta facendo soffrire un po'. Perché ci sta facendo veramente soffrire. Tutta la città e tutta la provincia. Bene, ma andiamo a presentare i nostri crediti ospiti. Oggi abbiamo gli amici del Tre Mignon. Abbiamo qui in prima persona il nostro mitico mister Nicola Braceschi. Ciao Nicola. Ciao, grazie dell'invito. E benvenuto tra di noi. Grazie. E Capitan Cantarello, che fa anche, voglio dire, rima. Come stai, Andrea? Tutto bene? Bene, dai, grazie, bene. Benvenuto a parte tra di noi. La volta, ma bene. Benvenuto tra di noi. Allora, intanto vi facciamo i complimenti, perché ieri io te l'avevo detto, Nico, che porto fortuna, no? Infatti sei venuto in trasmissione dopo una bella vittoria importante che vi ha permesso finalmente di risalire un po' la classifica, e finalmente adesso avete una squadra dietro di voi, che è il Virtus Romano, mi sembra. Siete un solo punto dal Maddalene, quindi siete anche vicini ad uscire dalla zona play-out. Questo sicuramente è un buon segnale per il futuro. Cercheremo di fare il meglio possibile. Ho trovato un gruppo che si è messo a disposizione fin dal primo allenamento. Con gli aiuti che sono arrivati a dicembre e anche il rientro degli infortunati, con Andrea Cantarello qui presente, sono riuscito a recuperarlo a pieno regime. Sono convinto che passo dopo passo possiamo giocarci i play-out. Sono d'accordo con te. Tra l'altro, Andrea, io vi ho visto, visto che sono del Bolzano, vi ho visto in andata e ritorno, e ho detto più volte che a mio modo di vedere le caratteristiche che avete come squadra, e che io sono stato fortunato a non venire mai a giocare nel vostro catino di Tre Mignon, perché all'andata, mi ricordo, abbiamo giocato a Vaccarino. No? Io ho avuto l'impressione di vedere una grande squadra, veramente la vostra, che non rappresenta i punti che ha. E quindi Andrea, stai trasmettendo tu, come capitano e esperto che sei, i giusti valori, la giusta autostima ai tuoi compagni? Come la stai vedendo? Come la stai vivendo? Diciamo che noi abbiamo un buonissimo gruppo. Sicuramente la classifica è deficitaria, ma non siamo così scarsi come dice la classifica. Purtroppo paghiamo caro un'andata molto brutta, e dove purtroppo magari noi abbiamo reso poco rispetto alle aspettative della società. C'è stato il cambio purtroppo obbligato, e adesso col mister, non perché è qui con me, ma le cose sono cambiate. Sicuramente la squadra è stata migliorata da parte della società, e ci stiamo togliendo per adesso delle belle soddisfazioni. Chiaro che abbiamo sempre dei blackout, vedi Sandrigo, ma nel complesso la squadra risponde sicuramente in toto a quello che il mister propone. E io da vecchio magari la forza non ce l'ho più come prima, ma metto l'esperienza, l'aiuto ai ragazzi, che quella per fortuna ne ho tanta. Ovviamente mi piacerebbe avere l'età loro, ma quella non ce l'ho più, e quindi più di aiutarli magari con l'esperienza, la personalità, loro aiutano me per altre cose, e andiamo avanti così, insomma. Quindi possiamo dire che da quando sei arrivato, Nicola, 5 partite, 9 punti, hai un trend assolutamente positivo per quello che è
diciamo i punti salvezza, no? Per la squadra che si deve salvare, se continui così siamo, voglio dire, lo so che ti stai toccando, ma non serve che ti tocchi perché siamo in televisione. Ecco. Detto questo, scherzi no. a parte, possiamo dire che tante volte un cambio di allenatore può essere utile in una società. Faccio a te questa domanda però, capitano. Io sono stato fuori per tanto tempo, causa infortuni. Vedere le partite da fuori si può valutare il bene e il male di una squadra. Vedere da dentro, l'ultima partita che dopo il mister è stato esonerato, mi sono reso conto che il gruppo non segue più il mister, purtroppo. E quando succedono queste cose è la colpa di tutti, non vedo colpa di uno o dell'altro. È stato fatto questo cambio, col senno di poi sicuramente positivo, perché il mister ha portato nuove idee, è più giovane di me ma è molto preparato, quindi il gruppo vedo che lo segue e siamo tutti comunque contenti di quello che propone. Diciamo l'allenamento non è più diventato la classica routine, ma comunque qualcosa sempre di nuovo, di particolare, che lo fa una persona che è preparata, non uno che... Quindi, grazie, bel passaggio mi hai fatto qui, Andrea. Quindi la domanda successiva che ti pongo, mister, è possiamo dire che questa capacità di essere abile, arruolato, ad allenare, soprattutto a fare allenamenti concreti e propositivi, viene anche da un'esperienza e da qualcosa che hai captato, soprattutto quando hai fatto da secondo al mister Alessandro Sgrigna? Sì, diciamo che io sono partito a fare da secondo all'inizio a Marco Longo, dove l'ho avuto per una decina d'anni come allenatore. Purtroppo sono entrato in era della pandemia, del Covid, quindi abbiamo fatto gran poco. Hanno sospeso i campionati e quindi è stata una piccolissima parentesi. Poi una domenica ho avuto la fortuna di andare a vedere le Torri, a quel tempo si chiamava Le Torri, e in tribuna c'era Alessandro Sgrigna e ci siamo salutati e grazie al responsabile del settore giovanile Matteo Zocca mi ha messo in contatto con lui e sono entrato a far parte del suo staff con lui e Bocchese, due persone meravigliose. Con Alessandro ho scoperto un mondo che non pensavo di scoprire, ti dico la verità, oltre a essere una persona preparata in campo e anche fuori dal rettangolo di gioco. Io auguro al Caldogno Calcio di tenerselo più stretto possibile. Non per demeriti o comunque per gli altri allenatori che ci sono nel mondo dilettantistico, ma sono convinto che Alessandro Sgrigna ambirà ad andare nei professionisti e sono quello che gli auguro perché se lo merita. Beh, io aggiungo anche che visto chi sta allenando il Vicenza in questo momento, penso che Alessandro Sgrigna potrebbe benissimo sostituirlo, dito qua, vero Federico? Assolutamente perché, sì. Perché insomma mi sembra che a volte anche nel calcio non c'è tanto riconoscimento. Assolutamente sì. Pensare che arrivi in panchina a Vicenza uno da Crotone quando abbiamo in casa dei fiori allenatori che sono ad allenare in promozione e ovviamente fanno la differenza. Quindi tu Nicola puoi testimoniare che da lui hai imparato tanto e questo ti sta dando adesso i tuoi frutti. Certo, purtroppo è stata una piccola parentesi e spero magari in futuro di poter ricollaborare insieme perché, ripeto, è una persona speciale. Sì, sì, lo sappiamo perché tra l'altro parli di un amico mio, vero, e quindi sono d'accordo. Piuttosto ti chiedo invece, Andrea, da qui in avanti abbiamo 9 partite da giocare, mi sembra ancora, no? Quindi ci sono ancora 27 punti in palio, quindi tutto può ancora succedere e su questo penso siamo, un girone così sia ancora molto 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 equilibrato, non c'è nulla di scontato, nulla di dimostrato. Sei convinto, sei strasicuro, hai certezze che potete veramente farcela? Questo messaggio lo stai dando al tuo Ma secondo gruppo. Me se continuiamo sulla strada qua, togliendo magari qualche imprecisione di troppo che ogni tanto abbiamo qualche, come dicevo prima, blackout, sono convinto che possiamo giocarci i play-out, non dico con tranquillità, ma comunque mettendo la massimo impegno e determinazione in ogni partita, giocando col coltello tra i denti, non siamo così scarsi come la classifica parla e penso che possiamo giocarcela tranquillamente con altre squadre. Chiaro che i prossimi 2 mesi sono importanti se non fondamentali, se riusciamo come ieri a giocare uniti, determinati e sfruttare magari il campo di casa che è piccolino e deve essere il nostro catino, possiamo veramente arrivare a giocarsi play out che poi sono una lotteria, quindi posso secondo dire me sì. Una cosa a questo riguardo,
Quest'anno ci sono state il cambiamento delle formule dei campionati, ci sono due retrocessioni dirette e quattro squadre che vanno ai play-out. Ben difficilmente riuscirete a salvarvi, diciamo così, senza passare dai play-out. L'avete messo nel conto questo? Ma quello sicuramente sì, vista la classifica. Già ieri che abbiamo passato una sotto, che è la prima volta dopo da inizio stagione, praticamente è motivo d'orgoglio nostro. Potevamo farlo prima domenica scorsa, avendo sbagliato la partita con il Sandrigo. Adesso abbiamo il Cassola, che magari è proibitivo, però il calcio insegna che niente è scontato. E secondo me, sì, i play-out sono la strada percorribile, difficilmente si va fuori, al di là che possiamo fare un filotto importante. E se noi però siamo bravi a restare uniti, ascoltare il mister e arrivare a giocarci le partite importanti che avremo nel prossimo mese, sicuramente possiamo giocarci i play-out, insomma, penso e spero di poterlo fare, insomma. Bene, allora con questa risposta propositiva andiamo un attimo in pubblicità, non andate via, torniamo qui a tra poco. Grazie. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori, professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! È attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso Clinica Dentale a Torri di Quartesolo a cura di SINLAB. Direttore tecnico laboratorio SINLAB Veneto, dottoressa Cristina Lapucci. Eccoci qua per la seconda parte. Come al solito diamo spazio e parola al nostro esperto di calcio Federico, che ci illumina d'immenso. Vai Federico. Ma ci sarebbe tanto da dire su questa giornata in eccellenza, in promozione, ci sono stati dei risultati anche abbastanza sorprendenti. Intanto apro e chiudo una parentesi, è vero che portiamo fortuna, perché il Cornedo, che è venuto qui la settimana scorsa, avevano detto che la partita di Bassano era proibitiva, sono stati in vantaggio e poi hanno pareggiato, quindi è venuto fuori un bel risultato. È vero. E Bassano avrebbe potuto addirittura andare in testa alla classifica vincendo con il Cornedo. Però io voglio tornare sul Vicenza. Voglio tornare sul Vicenza perché tutti siamo tifosi del Vicenza e veramente questa squadra ci fa soffrire. Ieri è arrivata un'ennesima sconfitta. Nelle ultime partite il Vicenza ha fatto veramente disastri, perdendo con la Juventus Next Gen, perdendo in casa contro il Novara e riperdendo ancora contro la Pro Patria. Quindi squadre non certo di grandissima levatura. La cosa misteriosa che io vorrei cercare di capire, vediamo magari anche di coinvolgere i nostri ospiti, è questa. Perché una squadra che è forte, perché non... In Serie C, in questo girone, non c'è nessuno che può mettere insieme giocatori come Ronaldo, come Cavion, come Ferrari, come Rolfini, come Stoppa, gente che l'anno scorso ha segnato 70 gol nelle loro squadre da cui provenivano. Qual è il mistero? È l'allenatore che non è all'altezza, eppure ha ottenuto anche dei risultati dopo che è arrivato mister Modesto a Vicenza. Io volevo capire anche voi se potete darci una spiegazione di questo fatto. Secondo me il cambio d'allenatore non è mai troppo facile per un gruppo. Io parlo, adesso mi parlo da giocatore. Cambiare Vicenza penso che sia il secondo allenatore che cambia, giusto come Modesto. Quest'anno è il secondo allenatore. Sì. Entrare nelle dinamiche di un allenatore non è facile e secondo me ci vuole anche del tempo. Sicuramente Vicenza... a dei giocatori che con la Serie C, magari come hai elencato te dei nomi, sono tanta roba, tanta qualità per un Vicenza, però stanno faticando molto. Vedo che anche nelle partite si fanno molta fatica.
sembra che giochino con paura. Cosa dici, diciamo, tu, Franco? Ma io penso che sia questo il problema fondamentale. Poi possiamo chiederlo al capitan Cantarello, la testa fa tutto, no? Credo che indossare questa maglia, la maglia di Vicenza, è un onore per tutti, ma è anche un problema, soprattutto quando le cose non vanno bene. E sia, penso sia lo stesso problema che sta capitando nei giocatori del Milan in questo momento. Quindi una squadra che l'anno scorso ha vinto uno scudetto e quest'anno sta facendo, adesso da 6 partite sta facendo qualcosa di incredibile in negativo. Quindi penso che la testa sia il problema fondamentale di sti ragazzi qua, perché non c'è motivo per cui altro la squadra non... Ma si può arrivare ancora... Pagliasso diventa Brocchi tutti su un colpo, no? Si può arrivare ancora a un cambio di allenatore? Non lo so. Cioè... Ma bisogna chiamare, secondo me, un bravo psichiatra, un psicologo che va in spogliatoio e fa un lavoro nel cervello, perché penso che ci sia bisogno di lavorare sulla testa lì. Io da buon padovano non seguo proprio Vicenza, ma so che avevate fatto una squadra importante per la categoria. E vedo che state facendo fatica, io ogni tanto mi prendo in giro i miei amici, i miei compagni di squadra vecchi, essendo padovano. E lì è arrivato anche Ronaldo. È che Padova stia facendo. No, esatto. È arrivato anche Ronaldo, che è molto forte, e lì secondo me, se non sei bravo come mister, che dopo non è detto che sia sempre lui il problema, a gestire queste tra virgolette prime donne, diventa fatica, perché comunque il calcio adesso moderno è diventata corsa, agonismo, e magari uno bravo, che ne so, corre un po' meno, oppure pensa di essere arrivato. E se non sei bravo a far capire sta cosa, magari arrivano i primi risultati come arrivati con questo Modesto, positivi, e poi si è sciolto tutto. È anche vero che anche il Pordenone ha uno squadrone, ma sta faticando. Quindi è un campionato strano, perché il Padova, che non è secondo me così forte, le prime partite era in testa, poi anche lì è crollato tutto. Sì, e adesso in testa una squadra come la Pro, esatto, della Vicenza ha preso 10 gol tra andata e ritorno. Che ha molti più limiti del Vicenza stesso. È qualcosa di clamoroso, no? Certo. Non è facile, certo, capire dinamiche. Ma tornando a noi, mister Braceschi, ti chiedo, gli arrivi di dicembre, ne avevi già parlato prima, ti hanno soddisfatto e sono stati una mossa che ti ha permesso di fare il trampolino di lancio? Ci hanno dato una grossa mano. Il direttore sportivo Forin, insieme al responsabile del settore giovanile Enrico Andreotti, hanno portato a casa 3 giocatori fondamentali. Stiamo recuperando Danny Savio, che veniva da un infortunio, è veramente una buona pedina. Poi abbiamo Alberto Savio, che io ci ho giocato anche insieme sia a Marolia e poi a Piazzola, che abbiamo vinto il campionato insieme. E come ultimo tassello hanno portato a casa Leonardi, che Giordano. Penso che non ci sia niente da dire. Da un giocatore che ci permette di interrompere il gioco e di avanzare anche con la squadra. È un giocatore molto fondamentale per il gioco che piace a me. Quindi sono più che soddisfatto della campagna acquisti che hanno fatto a dicembre. Quindi a questa campagna di acquisti importante uniamo, Andrea, a quello che è un grande gruppo, come accennato all'inizio, che si sta dimostrando importantissimo in questo momento cruciale della stagione. Sì, il gruppo è molto buono, unito, e dopo sai, i risultati sicuramente aiutano. Eravamo un po' giù di morale con le sconfitte, poi queste vittorie del giorno di ritorno hanno dato un po' di entusiasmo. E quindi quando arrivi al martedì con il sorriso, perché la vittoria c'è stata domenica, è più facile allenarsi, più facile ascoltare quello che propone il mister, e perché io ormai è da anni che gioco, trovarsi il martedì dopo la sconfitta non è mai bello analizzare e capire perché mugugni, la gente si lamenta, invece c'è un bel gruppo, forse anche troppo buono, perché mancano i cosiddetti figli di P, però dai, diciamo che... abbiamo tutte le carte in regola per giocarci la salvezza, con o senza play-out, questo lo dirà le prossime partite, ma secondo me se siamo bravi, come dicevo prima, a ascoltare il mister e metterci qualcosa in più di quello che magari a volte lui dice, io non ho mai conosciuto nessun allenatore che se fai qualcosa in più funziona la squadra, ti dice parole. E se riusciamo a fare questo, secondo me possiamo salvarci. Cosa dici, Federico? Volevo chiedere a Nicola, hai nominato prima Enrico Andreotti, che è responsabile del settore giovanile. Sì. Si sta facendo anche un buon lavoro a livello di settore giovanile lì a Trevignò? Sì. Se non erro ci sono sui 180 tesserati, caspita. Quindi esclusa la prima squadra. Hanno tutte le categorie, mi sembra, se non sbaglio, i 2014 e 2015 hanno addirittura 2 squadre.
sono provinciali, però stanno facendo molto bene. Anche gli juniores hanno Grisulia come allenatore. Sì, sì, Roberto stanno facendo veramente bene. Una bella realtà che non conoscevo, perché venivo da Piazzola, e Piazzola con Tremignon. Però sono molto contento di quello che... Sì. Sì, perché poi Tremignon è una frazione, sì, una frazione Piazzola. Di Piazzola, sì. Giusto? Quindi non è mai così facile. Tra l'altro il Piazzola sta facendo un grandissimo campionato, sì, perché bisogna sottolinearlo questo fatto qua. Piazzola è primo in classifica. È primo in classifica, pari merito con la Clivense, ma con una partita in meno, perché sì, ha già riposato, quindi praticamente è come se fosse davanti di 3 punti. Per cui è piazzata una bellissima realtà. Bisogna fare i complimenti al DS Mirko Bagnara, che ha messo in piedi una squadra, e a sto presidente Danny, che veramente è tanta roba. Cioè, dopo ci sarà chi lo critica, io che sono dentro il mondo del calcio in prima linea, io chapeau alle persone come lui che danno tanto per una squadra di calcio, non è così scontato, no? Tieni presente un'altra cosa, che hanno ceduto Antenucci, che era il loro attaccante più importante, e l'hanno dato alla Clivense, e nonostante questo sono in primi, sì, in classifica a pari con la Clivense con una partita in meno. Quindi dobbiamo sottolinearlo. Per cui, tornando al nostro mitico Tremignon, quali sono i programmi per il futuro? Quali sono le prospettive? Ci rispondi tu, mister? Ci rispondi tu, capitano? Salvezza. Salvezza. Salvezza e salvezza. E poi se ne riparlerà l'anno prossimo, però la salvezza penso che attraverso i play-out o non è quella che dobbiamo provare raggiungere in qualsiasi maniera. Modo. Quindi, capitano, a parte la salvezza che ce la farete, ne sono certo, tu cosa farai in futuro a Tremignon? Guarda, io è 2 anni che dovevo smettere. Mi è nato il secondo bambino sabato mattina. E quindi... Ah, bene, congratulazioni. Ce lo dici così. E quindi diciamo che finisco la stagione e poi obbligatoriamente appendo le scarpe a chiodo. E rimarrai comunque all'interno del mondo calcio? No, non lo so. Questo non lo so, perché non penso di essere in grado di farlo. Ah, ok. Con tutte le conoscenze che hai potresti fare il direttore sportivo. Comunque anche l'anno scorso dovevo appendere le scarpe. Penso per limiti personali. E spero di che ci salviamo, perché comunque io sono arrivato l'anno scorso a metà anno qui a Tremignon e mi hanno sempre voluto anche troppo bene, e quindi era un modo anche per sdebitarmi, visto che io all'andata purtroppo non ho quasi mai giocato, e cercare di aiutare la società, il mister e il gruppo a fare questa salvezza, che se lo meritano, e dopo anche per ripartire magari l'anno prossimo con magari meno tribolazione di quest'anno. Certo. Allora, noi come al solito, vero Federico, auguriamo alle squadre che vengono qui ospiti un in bocca al lupo e tanta fortuna. E agli amici a casa cosa diciamo? Diciamo che siamo sempre qui, pronti e carichi per dare luce e spazio alle società del nostro territorio. Lo facciamo sia al lunedì attraverso questa trasmissione, sia durante la settimana attraverso il meraviglioso sito del nostro Federico, che come al solito non fa mancare nessuna notizia, vero Federico? Va bene, siamo sempre pronti a darvi le ultime news della settimana. Bene, ringraziamo mister Nicola Braceschi per essere stato qui con noi. Grazie ancora a voi. Ringraziamo capitano Andrea Cantarello per essere stato qui con noi. Ringraziamo voi che ci avete dato ascolto, e ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre su TVA e sempre con il sorriso. Grazie e arrivederci.